Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. In questo video vi mostro come pulire il vostro computer da eventuali virus in maniera molto veloce. Ci tengo a dire che il programma che vi mostro è completamente gratuito e ci permette di vedere se siano presenti dei virus o meno sul nostro computer. Nel caso ci fossero, il programma stesso li rimuoverà al posto nostro. Detto questo, andiamo a vedere di quale super programma io vi stia parlando. Ovviamente vi lascio il link in descrizione dove dovrete cliccare su Click here to continue, spuntare la casella e cliccare su continua. Attendere 10 secondi, dopodiché clicchiamo su Get Link. Ed ecco ragazzi il programma di cui vi sto parlando. È molto conosciuto, ma ci tenevo a metterlo in questo video perché è veramente utilissimo. A volte riesce più lui a rilevare eventuali virus e minacce piuttosto che un normale antivirus. Da cosa lo deduco? Da un'esperienza passata. Comunque vediamo subito come scaricarlo, quindi su uso personale andremo a cliccare su download gratuito. A questo punto automaticamente vi scaricherà il setup di installazione che noi andremo ad aprire. Clicchiamo su installa, me o la mia famiglia, avanti e aspettiamo che si installi. Ci tengo anche a dire che se avete ovviamente un antivirus già nel vostro computer installato, questo non creerà assolutamente conflitti o problemi, quindi potete benissimo tenere entrambi e utilizzare Malwarebytes nel momento in cui siete dubbiosi sul fatto che possiate avere dei virus sul vostro computer. Comunque è sempre bene seguire un'analisi sia con il vostro antivirus principale che con questo programma soprattutto, perché molto spesso è infallibile. Una volta installato clicchiamo su completata. Nel frattempo possiamo cancellare il setup che ormai non ci serve più, ovviamente aspettiamo che si avvii prima il programma e poi facciamolo ok. Ecco ragazzi l'interfaccia del programma che si avvierà automaticamente subito dopo l'installazione. Clicchiamo ovviamente su inizia dopo. Qui vi mostra il piano a pagamento che potete decidere se attivarlo o meno e in questo modo avrete delle funzionalità aggiuntive che sono, come dice qui, rimuovere le infezioni esistenti. In realtà questa funzione è disponibile anche sul piano completamente gratuito, quindi non vi preoccupate, mentre le altre ragazzi sono attivate solamente se acquistate il piano premium, quindi a pagamento. Io onestamente per l'utilizzo che ne faccio di questo programma, ossia fare semplicemente delle scansioni per verificare se ci siano virus o meno, non mi interessa avere un piano premium, ma comunque potrebbe sempre servire a altre persone interessate. Io per il momento clicco su forse più tardi, anche se in realtà, come vi dicevo, non ho bisogno di avere un piano premium, perché a me interessa solamente la funzione di scansionare il mio computer per verificare se ci siano virus o meno. Poi, se installate questo programma per la prima volta sul vostro computer, vi vengono regalati 14 giorni di prova gratuita in cui avete il vostro account premium con tante funzioni che avevamo visto anche prima. Basterà inserire semplicemente un'email e cliccare su inizia subito. Adesso quindi avrò i miei 14 giorni di account premium con tante funzioni. Alla scadenza di questi 14 giorni utilizzeremo il piano gratuito. Tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente andare su servizio di scansione e cliccare su scansione. A questo punto ragazzi inizierà la scansione antivirus per verificare se siano presenti o meno nel vostro computer delle minacce. Un consiglio molto importante: questo antivirus necessita spesso di aggiornamenti. Come fare a farlo? Semplicemente in alto a destra sul simbolo delle impostazioni e cliccate su ricerca aggiornamenti, ovviamente solo quando non state facendo una scansione antivirus, perché altrimenti non vi permette di farlo, e automaticamente verranno scaricati gli aggiornamenti più recenti per mantenere il programma di Malwarebytes sempre aggiornato e con un'ottima protezione. Comunque, come vi dicevo, o come avete notato nel titolo, la scansione è molto veloce, roba che è 30 secondi, al massimo 5 minuti, l'analisi è completata. Tutto dipende da quanti file avete sul vostro computer e soprattutto dalla velocità del vostro hard disk. Se avete un SSD sicuramente ci metterà anche 30 secondi. Una volta completata la scansione, avrete
anche un riepilogo del tempo che ci ha messo ad analizzare tutti i file e delle eventuali minacce che sono state rilevate. Nel mio caso il mio computer è pulito, però spesso potrebbe anche esserci la presenza di virus o minacce e in quel caso dovrete selezionare tutti quelli che sono stati rilevati e cliccare su un pulsante chiamato quarantena. A quel punto, ragazzi, avrete messo al sicuro il vostro computer da quelle minacce. Io non posso farvelo vedere perché, come vi dicevo, il mio computer è pulito da questi elementi nocivi. Quindi clicco su fatto e tutto qua, ragazzi, avremo finito. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, se sì lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light.